Eccoci qui, nuovissimo episodio. Siamo su Imperium, la guerra punica, le guerre puniche. E in questo episodio dobbiamo vedere di sistemare un attimo al meglio il nostro esercito per avvicinarsi verso l'assalto di Obila. Nel mentre, nello scorso episodio ero un po' disperato, si era abbastanza più che ben notato. Innegabile da dire, però a mia discolpa vi posso dire che mi sono organizzato, ho seguito i vostri consigli nei commenti. Questo episodio tra l'altro uscirà alle 7, se YouTube non mi fa strani scherzi, perché come avete visto il video caricato in ritardo, caricato ma era sfocato, non è colpa mia ragazzi, non è per mia negligenza in nessuna forma, è per pure semplice mancanza da parte di YouTube di un vero e proprio serio comparto. Letteralmente, non sto scherzando, di editing adatto, perché vabbè, un po' l'ho spiegato nello scorso video di Skyrim, però a parte quello che vi posso confermare è innegabilmente il fatto che YouTube ha avuto problemi e quindi mi ha caricato male il video, tanti sta avendo un saccaccio di problemi ragazzi, quindi questo episodio lo sto registrando ora. E da oggi si ritorna alla normale programmazione, quindi un episodio ora, dicevo ragazzi, e un episodio... dove stai andando Annibale? Annibale? Ah, eccolo. Un episodio oggi, domani vuoto, domani un altro episodio, ok? Per essere coerenti. Ok, voi ammazzatemi quello lì, tanto... potrà fare letteralmente ben poco. Nel mentre speriamo che il nostro caro Annibale riesce a circondarsi tutte le mura praticamente, facendo conto che io come demente io mi sono anche dimenticato di dargli abbastanza cure, perché ora magari lui arriva dall'altra parte ma non lo possiamo mica rispedire indietro così. Quindi innegabilmente voi prima di tutto rientrate di un passo. Così almeno abbiamo un po' più di viveri. Mio caro Annibale usa 160 per quanto possano essere utili. E nel mentre, come vedete, ho strutturato bene linee di commercio che ci permettono di avere tanto oro. Ho sfruttato quasi tutti i forti commerciali nel trasmutare praticamente tutto ciò che abbiamo a disposizione in oro. Ho messo anche ottimi sistemi di letteralmente riciclaggio di denaro, nulla di più, nulla di meno fondamentalmente. Questo anche perché ho creato 3 truppe, le ho inviate al villaggio e così ho sedato nella gran parte gli attacchi e ho usato giusto un eroe con 50 difensori a conquistare tutto il resto. I difensori sono truppe bestiali, veramente bestiali, ma comunque rispondendo ai commenti dello scorso episodio, di tutto come sempre ringraziamo Imperium Guigolas, il nostro amico spagnolo, e per il resto invece ho seguito appunto i commenti di il consiglio perlomeno di Luca, che è quello non tanto di lasciare i soldati nei forti, perché il problema di lasciare nei forti è che gli devi inviare dei viveri e non tutti i forti hanno sempre a disposizione buone quantità di viveri. Per il resto invece comunque sono riuscito in buona parte a sostentarmi e a creare un buon sistema di strutture, più che altro sfruttando tutta questa strozzatura. Se voi riuscite a sfruttare questa strozzatura siete a cavallo, perché lasciandogli un solo villaggio non riescono a supportare grandi eserciti e in più in generale non riescono anche nemmeno fondamentalmente a creare un buon sistema di approvvigionamenti per quanto riguarda il nemico. Quindi bene o male, non riuscendo a creare grandi eserciti, non sono nemmeno questo grande problema. Poi se la maggior parte dei soldi li spendono per creare qui i nostri amici guerriglieri, capite bene che il problema è abbastanza labile. Per il resto, invece, rispondendo a Lorenzo, ti ringrazio per il consiglio delle viveri. Però prima di tutto abbiamo bisogno immediato di rinforzi. Svelto, vai alla guarnigione cartaginese più vicina e porta qui il maggior numero possibile di guerrieri. Subito, nobile signore! Tornerò con i rinforzi il più rapidamente possibile. Ok. Quanto rapidamente possibile intendi? Non conquisteranno mai le nostre terre.
Tu invece rimani qui, perché poi il problema è che qui l'esercito l'ho creato con loro. Ecco, come vedete, non riescono nemmeno fondamentalmente a creare nemmeno grandi eserciti, perché credo anche che il loro forte sia il limite di popolazione. Banalmente hanno creato un esercito fondato principalmente di Teutoni, grazie a questi due campetti che glieli caga fuori ogni tot. Poi vorrei dire, a me non me li caga mai fuori, a loro sì, non ho ben capito bene il processo. Però a parte questo, vediamo di ritirarci. Loro già vanno in ritirata. Va bene così, non mi lamento. Più che altro mi dispiace che loro comunque salgono anche tanto, 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 tanto di livello. Ok. Questo è il grande Sono esercito. l'eletto. Un livello 10. Per la gloria di Ma Cartagine. immaginavo almeno che mi portavi dei nobili cartaginesi. Non sti quattro. Sul mio onore. Sti quattro qua, porcocciuta. Vabbè. Per ora posizioniamoli qua. Male che vada, creiamo un attacco formale su due fronti. Consci comunque del fatto che non abbiamo delle cazzo di cure, gliele avrei dovute dare ad Annibale. Però sono stupido e non gliele ho date. Quindi ora ci troviamo con un serio problema. Credo che assolutamente dovrò inviare, creare almeno altri due eroi. Ok. Almeno vediamo di sopperire un minimo alla mancanza. Voi vi trasferite qui. Ma anche voi in toto Ai tuoi ordini. vi trasferite di là. Anche perché comunque bene o male, aspettando molto tempo, come vedete, ad esempio anche i militi sono arrivati a livello 21 grazie all'abilità, non è tornei, ma saggezza dei guerrieri, che permette col passare del tempo di far aumentare il livello dei guerrieri. Così, bene o male, A me, riusciamo a guerrieri! inviare, perlomeno teniamo più uomini possibili sotto il controllo, e teoricamente non dovremmo avere nemmeno questi grandissimi problemi di, in generale, problemi di qualsiasi sorta. Ok. Chi è che soffre la fame? Entra nel forte, non soffrirai più la fame. Ok, magari a te lo invio qui, perché magari abbiamo bisogno di un po' di viveri di questa zona. E anche di qui, va. Ok, tu Mantenete la ti posizione! sposti qui. Posso dire che è un'idea di merda quella che abbiamo avuto? Lasciando qui l'esercito. Stiamo perdendo la maggior parte degli uomini. Sono l'eletto. No, Ti no, no, porterò indietro, la indietro, vittoria. indietro, indietro, ragazzi, indietro. Stiamo perdendo la Dammi maggior terre parte da degli uomini e conquistare. questi non sono Fino nemmeno alla granché. vittoria. Oddio. È molto più drastico di Meglio quello che mi morire che immaginavo, indietreggiare di onestamente. un passo. Meglio morire. Però meglio così, perché di fondo, come vedete, gli stiamo creando perdite. E non sono nemmeno perdite propriamente da nulla, eh. Voi andate Caccia li qui, fermerà. 48, Senza 49 pietà! da lui. Abbiamo un ultimo. No. Ok, 49, 50. Marcia! Vai. A me, guerrieri! Ok, così se ora io vi seleziono, siete tutti eroi. Perfetto. 50, pure Vi tu guiderò ti alla sposti vittoria! qui. Non potranno Qui che due passare! coglioni che siamo. Abbiamo sempre sti stronzi che provano Dammi ad terre da attaccarci conquistare! su ogni fronte. Per ora rallentiamo al minimo, perché l'assalto lo dobbiamo fare letteralmente nel migliore dei modi. Non possiamo minimamente, in A nessuna me, forma, permetterci guerrieri! sgarri o errori. Ok. Teoricamente siamo anche più che ben equipaggiati, eh? Conosco Perché una bene volta la che io ho zona. mandato questo qui, no? Sposto tutti i carri viveri qui. Ok, tac-tac. Tu qui e tu momentaneamente me li sposti qui. Ci servono più viveri possibili. Dicevo comunque, rispondendo a Lorenzo, il problema è un altro, ragazzo. Non accollo di solito i muli per il semplice motivo che
di solito i morti muoiono molto prima di quello che sembra, quindi in generale non è una saggia idea tenere i muli dietro. Certo, all'inizio può essere più che utile, innegabilmente, ma il problema fondamentale diventa sempre comunque dare dei rifornimenti costanti alle truppe, non tanto portare i muli dietro. E sì, comunque me ne ero accorto che nella maggior parte dei casi era la fame a logorare il mio esercito. Il problema però rimane sempre ben altro: laddove è la fame a logorare il tuo esercito, devi avere una buona linea di rifornimento, non puoi semplicemente solo affidarti al prendo il carretto da 1000 viveri e lo mando avanti. È pura follia, ben comprendi. Del resto, io ripeto, è stata una cazzata mandare di Annibale, perché di fatto ci siamo fottuti in eroe al 44. Però facciamo finta di nulla e crediamo che sia tutto normale, del resto. Ma io qua avevo inviato un cazzo di eroe alla fortezza, mi spiegate dove è finito? Eccolo. A livello 4, vabbè. Sono più forti gli eroi che gli stessi... cioè i guerrieri che lo stesso eroe. Però noi facciamo finta di nulla, prendiamo i nostri 50 e li inviamo qua di fondo. Ripetendo che secondo me è una cazzata, perché di fondo tu sprechi un eroe, tra l'altro deve essere o Annibale o lui di alto livello per avere questa guarnigione. Wow. Wow, letteralmente wow. Ok, mi provi a fare un primo esempio di catapulta. Perché non la posso posizionare? No. Non ci credo. Non dirmi che non la puoi posizionare in acqua, la puoi posizionare solo... Ah, ecco. Così va più qui. Devo mettere al limite. Qui dovrebbe andare bene. Ok. Nel mentre, prendiamo tutti i nostri soldatini. Ok. 27. Yeah. Devastante. Ora è letteralmente, a mio parere, impossibile che riescano in qualche modo a sopravvivere a questo tipo di assedio. Anche perché noi facciamo anche un bel salvataggio, visto che ci siamo. E iniziamo anche l'assedio da questa parte. Ok, che sono 20 e 21, nulla di che, però... Laddove riusciamo a impegnarli su due fronti, perché non farlo? Ok, nel mentre vedete gli eroi passando il tempo aumentano il livello, credo che sia una delle poche cose utili che ci possa dare il nostro amico. Quindi invieremo prima di tutto un attacco da nord, poi invieremo da sud. Rotoleranno le teste. La ok. Mia lancia li fermerà. Okay, la mia ascia okay. È affilata. Andate a costruire. Uoplata. Non sapranno chi li colpisce. È su misura. Indietreggiate. Mantenete la posizione. Mantenete la posizione. Indietreggiate. No, ammazzate questi stronzi magari. Ok. Rapido e silenzioso come un capriolo, questa missione. Ok, ammazzate questi stronzi. Rotoleranno le teste. Ok. Ok, aspettiamo che bucano dall'altra parte. Meglio morire. Oh, perfetto, anzi, meglio così. Vi dirò. Ti dico, sempre avanti. Ti dirò. Assaggeranno ti l'acciaio dirò. Della mia ascia. Ok, 27, facciamoli entrare. Mettere l'elefante come capo d'assedio non è una per nulla una brutta idea. Continuiamo come sempre, ragazzi, a bombardare l'ingresso, perché sembra una cazzata, ma fidatevi, se per sbaglio riparano l'ingresso a sorpresa, siete fottuti. Siete letteralmente fottuti. In questo caso possiamo abbandonare la catapulta perché abbiamo comunque il buco dall'altra parte.
Ok, qui abbiamo letteralmente un esercito rapido abnorme, perché onestamente credo di aver bellamente esagerato nel sfruttare e creare. Cioè, c'è un... non so nemmeno come definirlo, un puttanaio di gente che si riversa dentro Olbia. Forse l'elefantino lo perdiamo, forse onestamente lo perdiamo. Voi sapete che fate? Mi andate ad ammazzare così i cattiverie di dietro le sacerdotesse. Voglio proprio una lancia conficcata nelle costole di queste brutte troie che creano queste nubette di merda che sono fastidiose anche tanto. Ok, nel mentre il nostro edificio è sotto attacco. Esattamente quale? Perché? Come? Ok. Ci stiamo riuscendo. Tutti sono più o meno più che di un alto livello. Va molto meglio di quello che mi aspettassi. Visto che ci siamo, possiamo iniziare a conquistare questa zona. Ok. Tanto male che vada che fastidiscono, possiamo come sempre risolverlo. Dato che abbiamo una quantità disumana di soldati. 100. Però non scorre giù, Non va giù per un cazzo. 99. 90, ecco, scendiamo a 80. Ecco, ora si ragiona. Ora si ragiona. Tanto questo qui, più che ammazzarmi qualche soldatino, non potrà certamente infastidirmi. No, 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 spostatevi, ragazzi. Vorrei evitare di perdere un eroe al 7, che mi può garantire un eroe... c'è una pattuglia coordinata, comunque. Obila è caduta. Oh. Hanno pagato il giusto prezzo per il loro tradimento. Teoricamente. Che il mondo intero sappia che Cartagine non cede a nessun ricatto. Chi si oppone alla nostra volontà sarà flagellato dalla nostra ira. Yay! Ora marciamo verso Roma e reclamiamo ciò che, secondo giustizia, ci appartiene. Non proprio secondo giustizia. Ma, signori, fatto... Annibale aveva dimostrato di essere un geniale stratega con la visione tattica propria degli eletti. Un comandante forte, agguerrito e valoroso, rispettato dalle sue truppe e temuto dai suoi nemici. Nella primavera del 219 a.C., dopo aver conquistato Salamanca, Zamora e Avila, intraprese la marcia verso Sagunto. La città, posta a sud del fiume Ebro e sulle rive del Mediterraneo, era divisa in due fazioni, una fedele a Roma, l'altra a Cartagine. La fazione favorevole a Roma aveva assassinato crudelmente i suoi nemici e aveva preso il potere. Annibale assediò Sagunto per lavare l'affronto. La città chiese aiuto a Roma, che ordinò la ritirata di Cartagine. Ma Annibale non tornò mai indietro di un passo. Finalmente si scorge Sagunto. Ah. Le truppe sono impazienti, vogliono iniziare a combattere. Devi essere prudente, nobile signore. Questi iberi non si arrenderanno facilmente. Stai certo che non esiteranno a chiedere aiuto a Roma se ne avranno bisogno. Se circondiamo completamente la città e catturiamo tutti i villaggi dei dintorni, impediremo loro di chiedere aiuto ai romani e allo stesso tempo li prenderemo per fame. E poi perché sempre per fame? Per logoramento, cazzo, si dice per logoramento. Poi come faccio a avere qui sotto... No, fermi tutti, io voglio avere anch'io sotto più barre per mettere più eroi possibili, mi sarebbe utilissimo. E quindi no, signori, continua la campagna con Cartagine, anche perché di fondo non credo... questo rientri nella campagna romana, perché come ho potuto vedere la missione successiva della campagna romana ci porta direttamente alla fine della seconda guerra punica, quindi quando Annibale attraversa le montagne... Oh mio Dio, spoiler! No ragazzi, veramente, se per questo vuoi uno spoiler, Cristo santo, andatevi a rileggere qualche libro di storia, puttana troia. Quindi di fondo non credo ci sia la battaglia, uno scontro qui perlomeno, su questo campo, ok? Da parte delle missioni romane, perché credo le missioni romane saranno prima, seconda e terza guerra punica. Quindi andiamo avanti. Ottima idea. Io stesso con i miei uomini potrei aiutarti. Non siamo molti. Quei cani amici dei romani ci hanno massacrato, ma fra la mia gente c'è ancora qualcuno pronto a impugnare un'arma.
Mi servirebbero solo un po' di viveri. Se riesci a inviare cibo alla mia postazione avanzata di Ameghin, manderò guerrieri in tuo aiuto. Ok. Bene, mi serviranno per prendere i 5 villaggi vicini a Sagunto. Quando gli Iberi si accorgeranno della mancanza di provviste, sarà troppo tardi. Ora, in marcia! Per Cartagine! Non l'hai detto con molta enfasi, eh? Ok. Rallentiamo al minimo. Signori, al minimo. Ok. Io nello specifico che cazzo dovrei fare ora? Tu segui lui, tu segui lui. Fino alla vittoria, sempre! Ok, due elefanti dietro. Elefanti, avanti! Per quanto onestamente creare una fanteria di soli... di soli cosi non mi sembra un'idea geniale. Ok, Marbal deve sopravvivere come sempre. Apriamo qui l'esercitino da 4. Al nostro passaggio. Voi due seguite Annibale. Perfetto. Ah, Marbal è da questa parte. Bene, facciamo finta di nulla. Facciamo esattamente finta di nulla. Marbal, allora mi conquisti questo forte. Tu mi invii risorse qui, che non ho nemmeno ben capito quanti di fondo ce ne servano. Tu... Le mie lance sono al tuo servizio. Siete stati massacrati, Cristo, ragazzi. Siete stati letteralmente massacrati e nemmeno ve ne siete accorti. Quindi la strategia è prendere tutti i villaggi. Via di fuga. Via di fuga. Perché c'è scritto via di fuga? Mi prendi per il culo. Ok. Io ci guida. L'unica idea che mi verrebbe in mente è fare breccia qui alla cavalleria, perché mi sembrano le parti più fragili. Sicuramente non farei breccia dove cazzo ci sono i difensori. Datemi un bersaglio. Una vera e propria follia. E poi cazzo ho mandato anche le truppe più lente a prendere la zona. A parte questo, conquistate il villaggio senza aizzare più di tanto la popolazione. E niente, ci spostiamo qui di fondo. Il deserto è okay, la mia casa. Ok, vi spostate qui. Giorni. Non credo loro ci attaccheranno, credo sia semplicemente una missione di pura semplice strategia e velocità. Quindi tu invii risorse qui. Niente, e ti ferma risposti le mie qui gentilmente senza attirare nessuno. E invece li stiamo attirando qui. Oh. Dimmi che non si stanno veramente muovendo. E lo stanno facendo veramente. Vento. Seguite lo stendardo. Ok, quindi sì, se la prendono. Però la cavalleria può essere fermata più o meno. Più o meno. Il deserto è la mia casa. Ok, ci stiamo falciando. Più o meno. Non mi immaginavo tutta questa cavalleria così predisposta, ecco. Qui sicuramente Marbal, Annibale. E mi servirebbe un tronchetto con lui. Ok, gli elefanti stanno facendo più che uno sporco lavoro, c'è da dire. Più che uno sporco lavoro. Marbal sta avendo perdite, ma resiste da Dio, c'è da dire. Resiste più che da Dio. Ok, fantastico. I frombolieri sono forti, ragazzi. Ma molto meno di quello che sembra, onestamente. Perché... Sempre. Il nemico è troppo forte, indietreggeremo liberi, indietreggiate, iberi, raggruppatevi nei forti, vi copriremo se la ritirata. Se i forti cadono, inviate messaggeri in cerca di rinforzi. Ne avrete bisogno qui prima che la seconda ondata di cartaginesi piombi su Sagunto. Ok. Seguite per ora lo stendardo. Per ora ce lo possiamo fare. I due elefanti li raggruppiamo anche qui. Li schiacceremo come formiche. E li portiamo qua. Ok, voi che cazzo di ritirata volete coprire? Per la gloria di Cartagine! Che cazzo di ritirata volete coprire? Ma fate bene. I suoi scudi non gli serviranno a nulla! Ok. Partite in carica. Voi romani, morire piuttosto che retrocedere. Ok, e teoricamente,
dovremmo più che farcela. Dammi un nemico potente. Brad, non so Brad quanto mi convince il tuo esercitino. Ogox, sei quindi venuto in combattimento. Tu vai di qui, quindi facciamo una piccola formazione principalmente di combattenti d'alto livello e una piccola formazione principalmente di guerrieri di un po' più scarso valore, ecco, se bisogna essere onesti. Quindi Annibale, e tu mi prendi il villaggio e continuiamo a inviare truppe. Così abbiamo 42 minuti, ma teoricamente se riusciamo a strutturare bene l'esercito dovremmo in poco tempo impossessarci di tutto. Lo sciamano non ho minimamente idea di cosa mi serve, perché del resto fino a quando non mi metti al comando di un forte cartaginese non potrei capire nel meglio cosa può fare. Imparo un'unità selezionata, lancio un maleficio sull'obiettivo in modo che questo infligga solo il minimo del danno. Tanta roba, soprattutto se lo pensate adottato su un elefante magari. È devastante, fondamentalmente è devastante. Però credo che più che mettere i semplici eroici convenga dividerli quantomeno in gruppi di assedio. Quindi voi, gruppo d'assedio numero 1. Ok. E ci iniziamo a spostare già verso il forte. O almeno uno dei forti. E dovremmo prendere questi. Ma teoricamente ora non so quanti soldati ci siano nei forti. Però non dovrebbe essere così impossibile da conquistare, o almeno credo. Però aspettiamo un attimo l'aiuto dei nostri amici, che poi tra l'altro Annibale è al 44, ok, quindi è al livello del resto che abbiamo portato nella scorsa partita. Comunque tanta roba, ragazzi. Ok. Ammazzate questi stronzi, più che altro voglio evitare di attirare l'attenzione del forte vicino. Teoricamente non ci sono truppe qui dentro, quindi dovrebbe essere più che semplice aggiustare la situazione. Voi due sarete il gruppo d'assedio numero 2 con Marval. Ok, e ci andiamo a prendere quest'altro forte. Ok, 7. Esercito decisamente molto più leggero, ma decisamente molto più pratico nel combattimento. Ok, sicuramente quello che faccio è prendere il forte, puntare al villaggio. Con loro stessa cosa, forte villaggio, poi ci conquistiamo quelli di mezzo con i soldati, elefanti, insomma, avanti, ausiliari, diciamo così. Ok. Ok, anche perché tra l'altro loro sono fortissimi, ma lentissimi. Tra l'altro Marval è al 42, quindi comunque non si scherza. Rapido con Marval, come il leopardo. Abbiamo 40 minuti, signori, 40 minuti. Voi quattro decisamente iniziate a scomporre. Abbiamo anche il giusto numero di esercito, che vi ripeto, questo è molto più piccolo, però come vedete ci abbiamo messo praticamente la metà del tempo a conquistare la zona, perché di fondo stiamo parlando di eserciti di grande portata. Però voi non dovevate attaccare questi stronzi, porco Giuda. Non dovevate farlo di fondo. Ok. Ammazzati questi due. Voi. I Liberi hanno inviato messaggeri per chiedere aiuto ai romani. Faresti bene a intercettarli prima che raggiungano il loro obiettivo. Come faccio a intercettarli, tesoro? La terra trema. Cioè, non so se te passaggio. Ne sei accorto, ma abbiamo un attimo dei problemi tecnico-tattici. Okay, seguite lo stendardo di qui. Mentre loro li inviamo direttamente a conquistare il prossimo villaggio. Ok, 2. Perfetto. Per ora è raggiunto il livello 45. Ben venga per il mio eroe. Ok, come vedete tra l'altro i corazzieri. I difensori, ridi e scherzi, ma fanno tanto danno. Voi due, immediatamente vi sbloccate sul villaggio. Ok. 5. Onestamente stanno andando più che da Dio. Io. Ok.
39 minuti. 39 minuti. Qui posso intercetta cavalcare per giorni. Intercetta i cosi. Come li faccio a intercettare? Chi sono? Dove sono? Da dove vengono? Che cazzo ne so io, mi scusi. Loro si muovono, però non sono organizzati in vere e proprie truppe. No, voi cinque sapete cosa? Mi andate a conquistare questo centrale. Invece voi vi buttate di qui. Sacra. Ok. Così creiamo un bel... una bella ascesa di viveri. Di quelle mai viste. Il deserto. Voi è vi concentrate mia... qui. Voi innegabilmente andate a prendere questo. Ok, quindi voi sarete il gruppo più ausiliario. Che altro? Ok, 54 elefanti e comunque tanta roba. Innegabilmente. Voi due. State subendo il minimo delle perdite. Fino alla vittoria, sempre! Sperando che non attirate anche questo corpo che combattere, ok che siete forti, ma non siete immortali, signori, decisamente no. E tra l'altro guardate che... guardate che carini che hanno tipo delle... Seguitemi! Asce, a quanto ho capito, come armamento. Hanno delle portogiude di asce. Ok. Loro si stanno anche muovendo per bene. Dobbiamo conquistare queste due zone. E poi dovremo per forza passare di qui. Negabilmente, quindi i romani scendono di qui. Quindi il prima possibile conquistiamo il forte e ricongiungiamo gli eserciti. La terra trema. Momento, signori. Rieccoci, signori. Tra l'altro, scusate se sto andando praticamente al minimo della velocità, però credo che sia necessario eseguire la cosa così. Sono inarrestabile. Voi conquistate la zona e innegabilmente ora mi servono un pochino di viveri. Voi due mi scendete qui a questo punto e mi prendete l'ultimo forte necessario, decisamente necessario. Ok. 5, vi spostate da questa parte e forse qualche vivero. Ok, voi ausiliari, combattete come se non ci fosse un domani. Vabbè che questi sono tutti militi, i principali saranno dovuti credo più ai frombolieri che altro, eh. La terra trema al nostro okay. passaggio. Ah, voi scoperto il forte, va bene. Qui abbiamo la legione romana, ma non è un grande problema, non credo almeno, spero di no. Io a questo punto limiterei un attimo i viveri a questi tre villaggi, perché stiamo avendo tanto rinforzo. Ok, fermi, rallentate ragazzi, spostatevi di qui. Voi spostatevi di qui. Ok. Non dovremmo avere più problemi. Liberi hanno inviato un messaggero a chiedere aiuto. Più di qui non potrà uscire. Sono ok, ora che voi conquistate il forte. Perfetto, così conquistiamo anche l'ultimo villaggio. Ragazzi, però... Un minimo di impegno. Vogliamo sfociare nel conquistare, nell'uccidere questi ultimi stronzi, grazie. E mentre mi continui a inviare truppe, ben venga. Ok. Però sono sempre un po' lenti, non so se è proprio la lentezza dovuta al fatto che ho la velocità bassa o a qualcos'altro di fondo. Li schiacceremo come formiche. State questo altro villaggio. Qui voi innegabilmente vi spostate a prenderne quest'altro e teoricamente non dovremmo avere più nessun problema se non la conquista di quest'ultimo, che a questo punto io vi dico che posizioniamo i due di blocco fondamentalmente e inviamo sempre i nostri 5, quindi inviamo il nostro
caro Marmal, no, magari seguite lo standard, ragazzi, un po' troppo per avanti. La gloria di Cartagine. Lì. Ok, ragazzi, con calma, tranquillità, serenità, vi spostate di lì, perfetto, e viaggiate per andare a prendere l'ultimo porto. Per quanto stiamo avendo pesanti perdite dovute alla fame, innegabile, ma i nostri elefanti faranno la maggior parte del lavoro, evitando il più possibile perdite inutili. Ok, quindi pure il gruppo di due lo inviamo principalmente qui come deterrente in caso ci giocano qualche brutto scherzo nel prenderci da dietro o in qualche maniera nel darci fastidio. Ok, perché fondamentalmente qui ci si resiste da soli. Ok, voi sette andate al comando di Annibale. Voi, stessa roba, al comando di Annibale. Così almeno suppliamo anche la mancanza di truppe e di viveri. Con la conquista dell'ultimo villaggio, praticamente questa missione per me era semplicissima, cioè 35 minuti, porco Giuda, hai voglia, 35 minuti ti prendo pure Sagunto. E ora esce il messaggio, ora possiamo prendere Sagunto, io sto là tipo, porco Giuda, perché non sto zitto? Però sì, di fondo dovremmo avere più che abbastanza truppe, anche con semplice questi due eserciti di, comunque, nobili cartaginesi, dovremmo più che tranquillamente riuscire a espanderci e prendere il tutto. Ora velocizziamo un attimo. Ok, e ora che si fa? Cattura Sagunto. La tua missione principale è catturare la città di Sagunto. Se riesci a conquistare i 5 villaggi che circondano la città, i difensori inizieranno a soffrire la fame, il che renderà senza dubbio più facile conquistarla. Ogni 2500 unità di viveri. Ok. Il nemico ha preso tutti i villaggi vicini. Siamo rimasti senza provviste. Già. Era abbastanza evidente, ragazzi miei. Seguitemi. Ok. Ok. Fuggiranno terrorizzati. Ora teoricamente non avranno nemmeno modo per inviare emissari. Teoricamente. Rapido come il leopardo. Ok. Poi fino a quando inviano questi esercitini, sapete che grandi problemi possono mettere. Datemi un bersaglio. Ok, tu. Gli dei ci guidano. Non tanto Marbal quanto i 10 sacerdoti col cazzo che lo possono fare giustamente. Però voi mi create una bella catapulta. I suoi scudi non gli serviranno a nulla. Seguite lo stendardo. Ok. Voi rimanete sempre più o meno lì. Perfetto. Pure voi a questo punto prendiamo i nostri 17, perlomeno per quello che ne avanza. Lo facciamo principalmente per gli elefanti, per garantire l'accesso agli elefanti, ragazzi. Dai. Non c'è bisogno che vi dia l'ordine. Ok, avanziamo qui. Il nostro gruppo d'avanzata principale, che sta più che mai soffrendo la fame. Innegabile, sì. Però vi dirò... Le distruggeremo! Dicevo, vi dirò. Poteva andare peggio, decisamente niente, peggio. Niente, ferma le mie lance! Ok. Iberian ha inviato un messaggero. Sinceramente, più che uscire da questa porta e quindi essere beccati dai nostri, credo possa. Sempre se non hanno qualche via di mezzo segreta. No, ragazzo, la porta. Ok. Perfetto. Marbal ha sempre i suoi 47, tranquilli. Tra l'altro ci sono oggetti unici incantati, zone segrete che dovrei esplorare? Pare di no. Non mi pare almeno di vedere strani loculi con oggetti magici che sarebbe saggio prendere. Non mi sembra. I messaggeri tra l'altro non so dove cazzo sono finiti, eh. Ok. Tu sei quello che ha bisogno dei 10. Perfetto. Quindi prendiamo prima di tutto il gruppo d'assedio principale, diciamo principale, ausiliario, e lo inviamo qui. Loro qui, gli obiettivi perché sono cambiati.
voi sotto di voi. La mia tenacia è leggendaria. E avanzate contemporaneamente anche voi di qui. Moloch. Insieme ai quattro elefanti, chiaramente, che sono il motivo principale per cui vi ho inviato qui, tra parentesi. Ok, 32 minuti dovranno arrivare, ma noi credo che molto meno riusciremo a entrare. Diretto al cuore! Nella zona. Fino alla vittoria, sempre! Ma voi dove cazzo andate? Dovete conquistare la zona principale. E qui abbiamo anche un sacco di unità, guarda. Vi spostate tutti nel forte per sicurezza. Ok. Voi ragazzi dovete un attimo spostarvi di qui. Via avanti! Per creare il meno possibile ingombro, diciamo così. Ok. La terra trema al nostro passaggio. Magari non proprio perfettissimo, perché... Ah, loro sono già sempre un bel po' danneggiati, comunque. Per amor del cielo, poteva andare molto meglio, eh. Innegabilmente poteva andare molto meglio. Però poteva andare anche molto peggio. I romani da dove cazzo sono spuntati? Ma vedi che secondo me qua c'era un buco. Eh sì, cazzo, qui l'acqua è bassa, da qui inviano... Ma vaffanculo. I messaggeri, chi cazzo l'aveva capito? Ok. Ammazziamo l'ultima sacca di resistenza. No, fai un veloce salvataggio magari. Qui. E teoricamente abbiamo anche finito in 40 minuti puliti due missioni. Vabbè, quella precedente ci ha fatto bestemmiare come turchi, però guarda qua. Cioè, è vero, Annibale, ma i romani non ci perdoneranno. Sapevo che ottenere la vittoria sarebbe stato un gioco da ragazzi. Una volta di più, Cartagine ha mostrato la sua forza. Ottimo. È vero, Annibale, ma i romani non ci perdoneranno. Perché questa volta il guerriero con mazza? Rinascerà la vecchia guerra con i nostri odiati nemici. Speriamo che questa volta tocchi a loro mordere la polvere. Abbi fede, amico. I romani ci aspetteranno nelle loro città galliche fortificate, ma ci aspetteranno invano, perché io valicherò le Alpi e punterò direttamente al cuore di Roma. Ok, ottimo. Qui ora onestamente non so, nemmeno voglio vedere la prossima roba, video e tutto il resto, perché credo che sia arrivato il momento di andare con i romani, non lo so con certezza. Ma l'unica cosa che so con certezza è che sicuramente sono costretto a mettervi dei tempi tiranno. Ci becchiamo nel prossimo episodio.